Ciao amici! Adesso mi tocca fare tutti questi video senza dire niente. Perché c'è gente che si strappa i capelli se non mi vede, no? C'era quello lì, ha detto non riesco a dormire al notte, no? Ha detto se non ti vedo, non riesco. No, ha detto che ok, vabbè. C'è una donna, ha detto se non ti vedo tutti i giorni. C'è molte donne. Ieri è successa una cosa terribile, bruttissima. YouTube mi ha scancellato un video. Ha detto che la 20th Century Fox sono andato contro il copyright. Allora me l'ha scancellato. Poi mi ha detto: "Ehi, se continui a metterne così", è stato Sergey Brin Page in persona, adesso, continui a mettere copyright, dopo ti scanceliamo l'account. Pensa che bello, un giorno mi scancellano l'account di YouTube con tutti i miei 500 video. Beh, infatti, di quasi tutti i video ho la copia sull'hard disk, ma di questi video che faccio in diretta non li ho, quindi lo stesso. Comunque mi hanno scancellato un video, cioè che poi non è che io avevo messo niente di veramente drammatico, tipo un film, un video musicale. C'ero io che avevo fatto la ricostruzione di Cops, no? Quello che fa bad boys, what you gonna do when I come for you, bad boys. E poi c'ero io che guidavo la macchina, facevo finta di essere il poliziotto e c'era quella canzone lì. E poi c'erano degli spezzoni che avevo preso da YouTube dove c'era un video della polizia in seguimento così. Oppure probabilmente ho messo anche ah sì, avevo messo la sigla iniziale, ma solo la sigla! Ma vaffanculo che ce l'ha! Il fringeman, come mai il fringeman? Che cacchio dicono? Allora, per questo motivo ho cancellato un altro video, il video che avevo fatto di Hans Zimmer, che c'erano tutte le sue musiche. Ah, sicuramente poi Hans Zimmer, che è tedesco, mi dice: "Ehi, Schwitz, Gostristisdust!" Ma lo scancella. Non è proprio un VIP, però un VIP ma ha commentato uno dei miei video, un VIP famosissimo che conoscerete tutti, Steven Butcher. E chi è? È uno che c'era alla conferenza che sono stato. Vabbè, voi direte, ma chi è? Vi dico solo una cosa, è quello che ha fatto il design della copertina e del DVD di Matrix. Basta, ho detto tutto, è un VIP. Perché ha scoperto il mio video che io ho fatto e ha detto: "A me è fuori sincrono!" E io ho detto: "Ah sì, ma l'ho fatto apposta, è un nuovo trend, no? Il video con l'audio fuori sincrono, no?" E lui ha detto: "Ah, ah, ah." Bello, bello. Poi. Ho fatto un video HD ma non l'ho messo. L'HD, ho fatto il video HD della spesa. È perché in HD la spesa non ve l'avevo fatta ancora vedere. Faccio vedere lo scontrino. Scontrino lunghissimo. Allora, la cosa più costosa che ho preso, $7. Guarda te! Non avrei mai creduto la cosa più costosa che ho preso. I pomodori, $7,73. 2 libbre e 74. Se no. Ma costano un casino i pomodori. Per non dire di peperoni. I peperoni verdi, merda. Te li regalano nel fustino del Dash. Ma i pomodori rossi o gialli costano un casino. Spropositato. Infatti non li compro mai. Poi l'avogado. Ah, 75 cents. L'avogado è molto buono da mettere nel panino. Io non metto sul. Poi i sushi 5,49, ce ne sono 12. Poi ho preso i granchi.
5,59. C'era un fattone, una libra, 4 dollari. Poi anche il caffè costa un casino, 8,49. Però è un boccione così da un chilo. Che dura. Poi niente. Ho speso 111 dollari. Mi ricordo una volta quando andavo a supermarket, spendevo sempre sui 40 e mi sembrava già costoso. Adesso spendo sempre più sui 100 e mi sembra ancora costoso. Fa 10 anni spendevo sui 1000 e dirò, ma porca, mi ricordo 10 anni fa spendevo sui 100 e adesso spendo sui 1000. Poi adesso al lavoro sto facendo un sito, un sacco di siti. Mi fa fare solo i siti. Poi ieri ho fatto, sto facendo uno shopping, come si dice? Un negozio online, quelli lì, no? Allora, voi direte, che software hai usato? Hai sicuramente usato OS Commerce o Zencart? No! Benché li ho guardati e ne ho cercati, tra l'altro secondo me è il migliore open source, difficilissimo però da installare, è Magento. Magento è bellissimo, tutto Ajax, però si dice Ajax. Tutto Ajax, no? Magento, cercatelo tutti. Però è incasinato a installare, vuole un sacco di robe che probabilmente il vostro server non ce la fa. Infatti lo fanno apposta secondo me questi qua, perché dicono è bellissimo però devi poi comprare il server da noi. No, io ho usato un coso che voi direte non mi piace. Cioè, io ho usato un template in ASP, no? Che di solito ASP non faccio niente. Però devo dire che ASP, una delle cose che mi piace di ASP è che non devo andare a spattaccare in PHP admin, no? Oppure andare nel controllo del database, del server, che a volte magari questi qua, i clienti, non hanno l'admin per andare a spattaccare le cose del server e allora non ce l'hanno. Invece questo qui è ASP, il database lo metti dove vuoi, non vuoi mettere anche una cartella lì sfusa e lo si connette benissimo, facilmente, no? Però dopo comunque ho fatto dei ghigori, non è così facile trovare il server, sennò tutti possono il database, così tutti se lo posso scaricare, invece no. No, perché io infatti qua una volta mi ricordo che su Emule avevo cercato database così in giro e ne avevo scaricati alcuni, no? È bellissimo perché dopo dentro questi database c'erano informazioni private, carte di credito, c'era un sacco di cose, perché sono delle sottospecie di persone un po' pirla, no? Che devono condividere. Non è che condividono una carta, no, condividono tutto l'hard disk su Emule, no? No, perché io l'ho fatto per fare degli esperimenti con database, no? Poi sicuramente voi l'avete, no? Dai, se mandatemi una cosa interessante lì, 740 delle persone, perché voglio vedere 740 del mio vicino di casa italiano. Dai, è bellissima sta cosa. Io non so dove si scarica. Non lo so. Voglio vedere 740 di Angel Child. Oppure di Taka 32. No, però da noi io mi ricordo benissimo che c'era un sito dove metteva il 740 di tutti gli americani, non di tutti gli americani, degli americani solo quelli che evadevano le tasse, no? Cioè c'era la listona solo delle persone che avevano evaso le tasse e dicevano anche di quanto avevano evaso. Che figura! Ma c'è il sole. Allora, prima di tutto, ciao a tutti!